Beni Fei, un minuto. Presidente, tra qualche ora il Parlamento europeo è chiamato a votare la sua posizione su un pilastro europeo dei diritti sociali. Sono grato alla nostra relatrice Rodriguez per il documento che ha presentato, lungimirante, ambizioso, che davvero traccia la rotta per il rilancio dell'Europa. I risultati della consultazione pubblica del 2016 devono essere letti con attenzione e interpretati come un ennesimo segnale d'allarme sul deterioramento delle condizioni socio-economiche nei nostri paesi. Il Parlamento europeo oggi deve dimostrare di saper fare il proprio lavoro. Dobbiamo esigere che il pilastro dei diritti sociali non si limiti a una dichiarazione di buone intenzioni, ma crei strumenti concreti e specifici tramite legislazione, tramite nuovi meccanismi politici, con migliori e più efficienti strumenti finanziari. Nella lista di iniziative proposte voglio sottolinearne tre: ottenere una direttiva quadro sulle condizioni di lavoro dignitose in tutte le forme di occupazione, realizzare un sistema europeo di assicurazione contro la disoccupazione e infine esigere che i diritti delle persone con disabilità siano rafforzati e rispettati trovando il giusto spazio all'interno del pilastro. Continuiamo a lavorare su questo insieme.